che non ho la minima idea cosa faccia lo screen space ambient. Cioè, l'occlusione ambientale, non... Si tratta della tecnologia con più anni sulle spalle del 2007, credo, sul primo gioco a implementarla. Non è però delle più accurate, come nel caso di Far Cry 3, può creare uno spiacevole effetto alone, ecco, che presenta gli oggetti come una sorta di contorno nero. Fammi vedere un attimo. Che lotto sensor. Servono un gruppo di nemici per rifornire le tue ampolle. Il numero e il tipo di ampolle riempite varia in base al gruppo di nemici. Tuttavia non può superare il... Che culo. Testa di libellula. C'è un topo, non è un topo, cosa sei? Mette 3 FPS, esatto. Questa rovina. Una tartaruga. Ci ha dato la corna della tartaruga. Ok, qua ci sta questa. Che dovrei respawnare qui se muoio. Sì, ma smettete di parlarmi nelle orecchie. Ma che cane bruttissimo. Ma quello è un altro dottore. Appena torna indietro ci proviamo. Lo aspettiamo al varco, guarda, lo aspettiamo qui. Eccolo, eccolo. Ma io devo qui. Salve! Ma è un barbaro bellissimo, enorme! Voglio essere come lui! Ma è... cioè, voglio la sua armatura! O il suo cavallo? 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 Cavallo, dove stai andando? Signor Cavallo? Signora?
capito. Ma il cavallo non lo posso attaccare. Ho sbagliato. Ho attaccato un granchio enorme. Gigante. Gigante. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi fare un attimo una cosa. Scusami, ma di solito ai cavalli ci si deve avvicinare così, piano piano. E lui non si accorge di niente. Vedi, Mallan Mekita. Vieni qua che ho fame. Così dissi addio all'unico modo per avere un cavallo. Allora, stavamo qui, stavamo esplorando là dentro. Io non c'ho un computer di merda comunque, sta avendo un po' di problemi. Oh Giacchino stavo dicendo. Hanno paura. Questo si è nascosto qua dentro, ma davvero. E cos'è, un ratto gigante? Io non ho capito se devi solamente esplorare o c'è un punto preciso dove, dove devi andare. Cioè, ti dice vai a nord-ovest, vai a nord, che troverai questo, quello e quell'altro. Vabbè, noi andiamo qua sotto. Oh no, i ratti, no. Ok, sta meccanica del fatto che ti dà la fiaschetta dopo che ammazzi un tot di nemici è buona. Ho fatto la clip del granchio. Che cosa ho fatto al granchio, scusa? Questo è un mimic, sicuro. Ok. Vittima di una trappola di trasferimento. Ma che figo sto tizio. E niente. Però sapete, devo spero che ci siano più katane come in tutti quanti gli altri Dark Souls. Se no la build che voglio facela. Oh no.
Oh, cazzo. Ok, a posto, a posto. Va bene così. Arrivederci. Sì, metterò prima che muoio e poi la parte dove sono arrivato adesso, così. Più avanti, bugiardo. Allora, questo posto è veramente una merda. Ah, ok, siamo usciti da questo posto. Per fortuna, grazie. Ora, signore e signori, dove cazzo siamo? Scusami. Come ci sono finito laggiù, perdonami. Ah, giusto, è vero, me l'ha scritto prima che potevo andarmene così. È vero che posso teletrasportarmi come voglio, però ho lasciato le anime laggiù. Vabbè, chi se ne può, cioè, mancano lì. Allora, a te ti supero facendo andando da questa parte, ok. C'è qualcuno qui? Chiesa di Ellen. C'è Babbo Natale! Ma quello è Babbo Natale? Scusatemi. Ma quello è veramente. Dalla mappa puoi raggiungere all'istante tutti i luoghi grazie a scoperti. Vedi, ma fanculo, me lo potevi dire prima, no? Ma c'è Babbo Natale! Ah, no, non è Babbo Natale. Presso i banchi della loro puoi spendere rune e pietre da forgiatura per migliorare gli armamenti e tutto quanto il resto. Ecco gli oggetti. Ok. Usa banco da lavoro. Potenziamento arma. Nemmeno della fucina puoi spendere rune e pietre da forgiatura per migliorare gli armamenti. Presso i banchi da lavoro puoi migliorare tutti gli armamenti fino a raggiungere un bonus più 3. Nell'interregno troverai un fabbro in grado di rendere i tuoi armamenti ancora più potenti. Ok. Ma che asinello magro, porca puttana. Salve. I senza luce si riconoscono all'istante. Noto anche che non vuoi attentare alla mia vita. Dunque, perché non acquistare qualcosa? Sono Kaylee. Kale. Amante delle merci pregiate. Nel menu di negozio puoi acquistare oggetti spendendo rune o all'inverso, vendere oggetti in cambio di rune. Ciao Giuzina, come va? Tutto a posto? Goodbye. Io voglio sapere una cosa. Il cavallo, come cazzo si fa a prenderlo? Il fatto è che stesso il gioco non ti fa capire dove devi andare. Ah no, ti dice dove andare, guarda, ti fa vedere la freccia verso di là. Cos'è qui?
Che c'è un cavaliere? Sì. Andiamo a vedere. Chi sarà mai? C'è una grotta lì. L'unica cosa che mi dà fastidio è solo non sapere dove sto andando. Caverna di Latibosco. Il fatto che non ti dice che puoi salire di livello. Scusami, come si sale di livello in questo gioco? C'è un lupo. E vabbè, io mi butto giù allora. Ma fanculo. Vaso inclinato. Leva. Cassiamo tutto. Lucciola d'argento. Chissà dove stiamo andando. Oh no. Acrobazie fai? Sei parente delle tartarughe ninja tu? Talismano del drago di fuoco. Si fa strano. Sì, effettivamente il primo try effettivo perché non c'ho più le cose. Va bene così.
come tornare all'ingresso? Perché è già finito, non c'è nient'altro da esplorare, scusa. È tutto qui questo, torniamo all'ingresso. Stavo guardando lei là per... Lì c'è una rovina. Senti il rumore come se ci fosse qualcosa di magico qua vicino. Che roba è quel robo lì? Scarabeo della lacrima. Esistono scarabeo della lacrima, cerulea e cremesi. Sconfiggi per riempire le ampolle corrispondenti, tuttavia non può superare il limite delle... Ah, ok, serve per recuperare le cose delle ampolle. Peccio. Ok. Però questo posto è un'entrata... a qualcosa o... Niente, si è incazzato il cinghiale. Pezzo di carne o quello. Adesso qua c'è un accampamento di questi tizi. What's up? Rovine davanti al cancello. Cosa hai pensato di fare?
Ma là c'è una spada. Ma là c'è una città. Ma io non so più dove andare. Tu mi fai paura. Mi sa che faccio bene ad aver paura. Cos'è quel coso? Sopra il cavallo. Ok. Adesso rifacciamo da capo tutte le cose, piano piano. Bravo, corrimi in faccia così. Fatto casino. Le mie anime sono là dietro. C'è un passaggio sotterraneo qua. Ok, fatemi andare a prendere quelle. Ma là c'è un tizio con un cavallo. No, non sono le mie anime quelle, ok. Ah, là c'è proprio un coso dove poter respawnare. A posto, andiamo a prenderlo e ricaricare le anime. Lì c'è un cavallino, però un altro cavaliere con il cavallo. Guardalo lì. Dai, che belli che sono tutti con le lance. Sei fissato con ste lance tu. Che cosa succede? Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? Conosci le vergine delle dita? Ma they serve the servono fingers, le due dita e offrono la guida e sostegno ai senza luce. Aid to the tarnished. But you, ma tu, purtroppo sei senza vergine. I can play the role. Posso fare io le veci di una vergine. Turning runes into strength, e tramutare le rune in forza per assisterti nella ricerca dell'anello ancestrale. Devi solo portarmi con te ai piedi dell'albero madre. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Le tue rune in forza. E vai. Ah, ultima cosa.
I bequeath to you this ring. Fischietto del destino fantasma. Abbiamo il cavallo. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed. Un destino spettrale chiamato Torrente. Torrent has chosen you. Torrente ha scelto te. Treat him with respect. Trattalo con rispetto.